Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, yes, bentornati. E anche oggi siamo qua, nuova settimana, nuovo vlog, già lo sapete. E anche questa settimana, tanto per cambiare, è iniziata con me, che sono andato da William, il mio amico che mi ha mostrato mentre produceva qualcosa. Sempre attivi qua, sempre in studio. Let's go. Dai, però spacca. Punta il vlog, porco. Come avete visto, la roba è trap, già lo sapete. Dopodiché siamo andati a mangiare al sushi. Bro. Sta tutto contento il frate. Sì. Tra. Cioè. E poi ho ordinato altra roba. Chiamo mamma, ce l'ho fatta, ma non ho avuto mai pausa. Di quella che ha solo la vacanza. Mentre la sera sono andato a suonare con un mio amico DJ un 18°. Guarda qua che robetta, pure con le luci, sempre attivi qua a suonare. Let's go. Guarda Sandro concentrato. La domenica ovviamente non sapendo cosa fare e cosa abbiamo fatto, siamo andati a fare un giro a Treviso. Fate a foto ben con Jennifer Lopez. Questa settimana non eri ancora comparso, sta settimana. Bianco, ma vuole farmi una foto? Con Jennifer Lopez, di riscattare che ti si sposta. Non so. Fatta un capibara, basta. Vado a c'era un capibara. Vedi tu capibara, mi non vede capibara, mi vede solo canale. No, non vedersi che ne capibara. Oh niente, guarda qui, ti credi che fa faria, ma non lo vorrei. Lascia, girate. Lena Volpe. È proprio come ti, Lena Volpe. Guardi, Ma mi non vede capibara comunque. Dai, giri. Alex, guarda che casa è vecchia, raccontami una santa storia qua, che ti sa tutto. Io una volta qua, è una caserma. Praticamente, dentro una caserma era piena di carabinieri. Ah, addirittura? Sì. Ma che dice, mette sotto perché qua il clash non si muove andare avanti. Oggi che c'è tutto Police. Lui fa parte della caserma. Police. Bella storia. Ieri stava Lele. Perché? Perché fa finta di essere della polizia. Perché ha provato a sedurre un 80enne. No, Lele, non si fanno queste cose. Il quadro l'ETN per favore. L'ETN. Un poliziotto con l'ETN. Mai visto? So che noi altri. Solo che a Treviso si può vedere strada. Guarda Alex che va a rimorchiare. Stavolta ti ha il coraggio di andare a vedere quanto costa la tuta tech. Secondo me costa come l'ultima volta. Stavolta però il colore è diverso, l'ughetto rosa. Come l'altra volta. Guarda le leccherie. Solo che perché ti si dirò. Fare tieni Alex, tieni. Tiene dell'ele e l'ele d'Adrio. Ecco la vostra cena. Passato di verdure. La sera c'era una festa vicino a casa mia e infatti siamo andati lì, però diciamo che quando siamo arrivati abbiamo trovato Fausto Leali che cantava. E sì, diciamo che non era tanto musica per noi, però almeno Alex ha scoperto di essere un suo grande fan.
Dove va Alex qua? Alex! Ti aveva detto che non era bella musica! Ma boh, non mi ricambio niente, eh! Io no, loro tre devono rispondere, quindi sono un dimmi un altro, giusto? Minus so. Mi sono già perso. Mi sono arrabbiato. Ti dici fan de Fausto Leali? Io vi faccio la domanda e voi. Guarda in che posti chic che porta Alex. Bianca, ovvero devo andare. L'autografo a Fausto Leali. Bianca. Il giorno dopo sono tornati tutti a casa mia e abbiamo giocato al gioco da tavolo che avete visto la sera prima, che è un gioco di domande e risposte, molto divertente. La domanda per Alex è... I fantasmi. Da quanti punti? Do. Cos'è quando... Secondo la tradizione, quale rumore accompagna l'apparizione di un fantasma? Una bestemma. Di vento, di porte che sbattono, di catene, di passi. Cioè, passi. Catene. Catene. Dighe. Perché i fantasmi ha palla al piede. Bene ragazzi, anche questa settimana il vlog è finito. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, commentate. Noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Ciao.